Un bilancio assolutamente positivo perché abbiamo comunque messo in campo una visione che cerchiamo di raccontare e coinvolgere tutta la nostra regione su questa visione, cercando di raccogliere stimoli e anche contributi, ma dall'altra parte non snaturando quello che era la necessità di ricreare un sistema di competitività intero. Chiaramente è stato un anno fortemente condizionato dalla pandemia, è una pandemia che per i primi 7 mesi è stata quasi totalizzante. E poi comunque c'è stata una stagione estiva che ci ha riaperto a un sistema di socialità che ci ha completamente assorbito, perché tutto quello che è stato impedito nei primi 7 mesi poi è stato necessario recuperarlo nei secondi 5. È stato un anno molto veloce, devo dire che è trascorso molto velocemente, e però comunque con tante belle progettualità messe in campo. Certamente c'è qualcosa che non va, che lo dico chiaramente, perché a un anno bisogna saper fare anche le prime somme di quello che è mancato. E secondo il mio punto di vista l'utilizzo del PNRR è un utilizzo che vede coinvolte poco e male le regioni, creando una possibilità di non dare le risposte che il nostro territorio aspetta moltissimo da questo tipo di opportunità. Devo dire anche che c'è un altro aspetto che mi preoccupa moltissimo, che è quello che riguarda soprattutto la Fano Grosseto, dove fatichiamo, nonostante Toscana, Umbria e Marche ritengono questa infrastruttura una priorità, fatichiamo a vedere quei passi avanti che avremmo voluto vedere in un anno. Sono molto preoccupato per quello che concerne il lavoro, perché il lavoro è l'elemento essenziale. Noi stiamo impoverendo, la nostra regione, il nostro sistema economico si sta impoverendo di tante opportunità, e questo sicuramente la pandemia non ci ha aiutato a superare quello che era una crisi di un sistema che aveva tante concause che si erano sommate, l'abbiamo detto tante volte, il credito, la impossibilità di avere una grande banca o comunque che prima avevamo è diventato un limite. Insieme al credito c'è stato sicuramente un condizionamento dovuto al sisma che ha portato un impatto molto negativo, la carenza infrastrutturale non ci ha aiutato, le dimensioni nostre, lo spopolamento, le aree interne, tante sono state le concause. Chiaramente la pandemia ha peggiorato quella che era una situazione già precaria, e oggi vediamo le conseguenze di tutte queste situazioni.